Amor. Quando sai da casa, mi voglio, quando ti sei morto, e sai da casa, quando sì, va bene, ma intanto per cui voglio parlare? Senti,
quest'anno non potrete andare a scuola. E a me ne importa di demoni di leggenda. Una superiore, una razza che urta lo sterminio di milioni di persone. Chi è qui per farlo? Nessuno ha il diritto di togliere la vita a una persona. È possibile che l'uomo sia arrivato a questo, ma è ancora peggio che sia riuscito a lasciarsi tutto alle spalle. Ma allora, oggi è questo il significato che si dà alla vita, ma soprattutto alla morte. Ieri avevamo gli ebrei, ed oggi abbiamo i clandestini, gli stranieri, la gente di colore, l'etnica. Ogni era ha le sue discriminazioni. È molto strano che io non abbia abbandonato tutti i miei sogni, perché sembrano assurdi e irrealizzabili. Invece li tengo stretti, nonostante tutto, perché credo tuttora all'intima bontà dell'uomo. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno a trasformare.